Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono BlaziGames68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Z, Dokkan Battle, versione global, e quest'oggi siamo, come potete vedere, in realtà vedete solo il team, ma va bene. Siamo però, c'è scritto il titolo, Searing Rose Colored Fury. Vabbè, siamo nel Dokkan Event, 50 stamina barra 25 stamina ormai di Goku Black Super Saiyan Rosé, ed andremo ad utilizzare quest'oggi come... O faremo, abbiamo fatto, perché vabbè, ho già registrato il video del Dokkan Event di Beidget, solo che non so se ve l'ho fatto già uscire, poi lo scopriremo, chi lo sa. Comunque andremo ad utilizzare un Rainbow Heroes, però non completo, perché ormai avete visto, abbiamo sia Beidget, abbiamo sia Rosé, però non abbiamo ancora Tour né l'uno né l'altro, e ho deciso di voler affrontare questo Dokkan Event con una versione un pochino leggermente meno pompata del Rainbow Heroes, quindi senza il mio Veget Blu, utilizzando quindi Veget Blu LR come leader. Sicuramente ci farà rimpiangere più o meno il tech, però signori, non ce lo farà rimpiangere più di tanto. Quindi questo qui è il team che andremo a utilizzare. Abbiamo Veget Blu LR, leader, ability full, SA 20, tutto maxato. Abbiamo poi Goku terzo Eza, ability full, macchina da guerra, che potrebbe non servirci qui, ma va bene lo stesso. Abbiamo poi Gogeta, abbiamo Gogeta Int, abbiamo Ability Full ovviamente, Rageta Ability Full, ed abbiamo anche Veget Ability 1. Però sto pensando una cosa, sapete? Faccio un attimino un cambio. No, in realtà non dovrei essere in grado di fare alcun cambio, perché abbiamo già Veget Blu nostro STR ed abbiamo anche Veget Bulma STR. Volevo praticamente rimuovere Goku terzo dal team, però non fa niente, dai, giochiamocela così in modo che... Ah, ma cosa sto dicendo? Ma noi non stiamo affrontando il Dokkan Event. Sto facendo un casino che non avete idea. Ero convinto che dovevamo affrontare il Dokkan Event di Veget. Ma vabbè, lasciamo perdere, dai. Perché l'ho appena affrontato. Mi ha appena registrato la run e quindi vabbè, lasciamo perdere. Allora, cerchiamo di prendere più chi possibili su Veget Blu LR, assolutamente. In realtà potevo rimuovere, sì, Veget fisico dal team. Però comunque è un bel personaggio che ci dà tanking, ci dà davvero tanta tanta roba, ci dà i suoi criticozzi, i suoi counter critici. Cosa è pompato anche la special, mamma mia quanti chi ci sono, incredibile. Prima run in assoluto tra l'altro per me, di questo Dokkan Event. E, non ricordo se ve l'ho detto, ma Rosé becca danno maggiorato da Veget Blu e praticamente i personaggi della saga di Black, ecco, di Super. Solo che qui prenderà danno maggiorato soltanto dal nostro Veget Blu leader e da Veget Blu amico. Allora, le rotazioni le avevo decise ed erano Veget Blu LR, Gogeta Int, Veget Blu Tech, Veget Fisico. Dai, teniamo quella lì. Allora, facciamo girare Veget Fisico, ok? Quindi, facciamo in questo modo. Vediamo se ne usciamo, ok? Primissima volta tra l'altro che utilizzo anche questo team, quindi vediamo un attimino come andiamo. Sì, ok, abbiamo messo a girare Veget fisico, vediamo un attimo come va a finire. Allora, quanto carica Gogeta? 1 milione, strano, non gli vedevo caricare 1 milione da un bel po'. Vabbè, ricordiamo che siamo in un totale 170% di HP, attacco e difesa. Totale, non doppio 170, totale. No, che cosa sto dicendo? Perché 170% totale e con Veget fisico, qui invece siamo a 190%, perché Veget Blu LR ci dà un 70% come leader, esatto. Allora, avevamo detto rotazioni, Gogeta che gira, Veget Blu LR, ok, Gogeta gira, Veget Blu Tech para i colpi di Rosé. Vediamo un attimino come va a finire. Allora, Rageta qui ovviamente ci servirà pochissimo. Vediamo. Credo che stiamo gestendo la battaglia un attimino in modo risicato. Però secondo me stiamo andando abbastanza bene. Mamma, 430.000. Beh, effettivamente parte molto scarico lui, poi bisogna calcolare che la leader non lo aiuta tantissimo. Si pompa man mano che fa gli additional. Qui purtroppo ne ha fatto solo uno. Però comunque dovrebbe essersi pompato già un pochino. Mi sembra che il massimale suo è 150% di attacco, quindi tanta tanta roba. Allora, vediamo Gogeta Int. Quanto? Allora, genera 1 milione, però in totale fa 733.000, perfetto. Quindi, Rosé AGL
fatto fuori, passiamo alla prossima fase con Rosé STR, ovviamente SSR. Allora, vediamo un attimino. Ma direi che possiamo anche non correre il rischio, sinceramente, quindi facciamo così. Allora, yes, facciamo in questo modo. Teniamo momentaneamente Vegetal R in rotazione con Goku Ezza. Quindi teniamo Goku Ezza a beccarsi tutti i colpi di Rosé e allo stesso tempo lanciare anche una special incredibile che lo shotterà praticamente. E anzi, tra l'altro, qui c'è Vegetal R che lo smonta totalmente sto Rosé. Vediamo. Ah, non ha crittato però. Con un critico probabilmente l'avrebbe shottato totalmente. Vediamo Goku con 1.600.000 lo shotta sicuramente e non crittando. Va bene. E giungiamo quindi all'ultima fase di Rosé STR con un team che, come potete vedere, è meno pompato di quanto dovrebbe essere, ecco. Non stiamo giocando il mio Veget Blue Tech Leader. Allora, anche se c'è da dire che Veget Blue LR ad ability full, in fatto di danni, sta sopra comunque ad un, potenzialmente in realtà, ad un Veget Blue Tech ad ability free, in media, per quanto riguarda una battaglia, ok? Allora, eccola qui, abbiamo riunito finalmente una rotazione, una di quelle che ci serviva davvero. Qui sinceramente possiamo tenere, yes, teniamo Veget fisico al secondo posto. Quindi lanciamo la special con Veget Tech, lanciamo ovviamente la special anche con il Veget fisico e lanciamo anche la special con Vegeta e Bulma Super Saiyan di secondo livello. In realtà Vegeta Super Saiyan di secondo livello e Bulma. Vediamo Veget Tech. Questo qui dovrebbe essere comunque ad ability free l'amico, eh. Ok, additional, lanciami un'altra special. Niente. Però si pompa comunque ancora l'attacco. Niente additional. Va benissimo ancora una volta. Aia Rosé, aia. Meno male che non si è beccato sta special Veget fisico, eh. Altrimenti ci avrebbe shottato probabilmente. Non proprio però. Allora, Veget fisico finalmente riesce a fare qualcosina. A parte scarichissimo anche lui, ma sappiamo il suo potenziale, ve l'ho fatto vedere. Mamma, 82.000. Vabbè, giustamente. Critta, niente critico, va bene. Critta, niente critico ancora una volta. Vabbè. Vegeta, Super Saiyan di secondo livello e Bulma. Vediamo quanto riusciamo a fare sul Rosé. Bel criticozzo, ottimo. Qui partono dei counter. Solitamente mi fa sempre critici quei counter, però qui si è mantenuto, vediamo. Oh, eccolo qui, perfetto. Criticozzo. Boom, 500.000. E quindi a fine battaglia praticamente riusciamo a riunire la rotazione. Allora, diciamo che è inutile prendere anche un Senzu qui alla fine, in fin dei conti, perché davvero Rosé ne rimane completamente shottato. E con una special non dovrebbe farci nulla su Veget, quindi non ci shottava alla fine. E insomma, crepa male, malissimo, mamma. Povero Rosé. La potenza di Veget Blue LR con danno maggiorato nel Dokkan Event di Rosé STR. Signori, tanta roba, non voglio immaginare il Rainbow Heroes con Veget Blue Tech. Non vedo l'ora di utilizzarlo perché sarà una roba mostruosa. Quindi a questo punto torniamo al menu principale. E quindi signori, questo qui era il Dokkan Event di Black Goku, Goku Black, Rosé STR. Abbastanza standard come Dokkan Event, ovviamente leggermente pompatuccio rispetto a tutti gli altri, o meglio, almeno rispetto alla sua versione AGL, un pochino rispetto a tutti gli altri. Però insomma, nulla di impossibile, si batte tranquillamente quasi con tutti i class team, se no, anzi con tutti i class team in realtà, tutta tranquillità. Si batte anche con i team colore e, come vedete, si batte anche con un team meno pompato, Rainbow, quindi Rainbow 120%. Infatti non stavamo utilizzando Veget Tech come leader, ma stavamo utilizzando la versione LR, che comunque è tantissima roba, tantissimissima. Però a livello di leader è comunque limitato ad un 70%, mentre con il Tech saremmo balzati ad un 120%.
Quindi signori, a questo punto vi invito a lasciare un mi piace. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video. Vi ricordo come al solito che in descrizione trovate il gruppo in cui al suo interno trovate le informazioni per scontate, quindi dateci uno sguardo, ovviamente accedete rispondendo prima alle 3 domande. Trovate soprattutto il canale di Ricky Spritz, dateci uno sguardo, passateci assolutamente, iscrivetevi, fate le live davvero molto molto fighe su Dokkan. E quindi signori, a questo punto noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.